disponibili, genuini, allegri e con un cuore grande così. Sono gli alpini, penne nere spesso determinanti nel momento del bisogno, cui è dedicata la legge, riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli alpini, che ha avuto ieri il via libera dal Consiglio regionale lombardo. Possiamo veramente vantare di essere la prima regione in Italia ad aver approvato una legge che va a valorizzare l'impegno degli alpini. Lo hanno ben dimostrato nel periodo della pandemia, quando senza se e senza ma si sono messi a disposizione in un momento in cui l'emergenza era veramente mondiale. L'abbiamo visto sul nostro territorio, l'abbiamo visti all'opera nelle piccole e nelle grandi cose, quindi partendo da quest'ultimo atto umile che hanno fatto, il riconoscimento era realmente più che dovuto. Gli alpini da quest'anno hanno anche una giornata regionale dedicata. Si tratta del 2 aprile, data nella quale a Bergamo è entrato in funzione l'ospedale da campo. Un giorno, il 2 aprile, in cui saranno organizzate iniziative volte a valorizzare la cultura e le tradizioni alpine. Il tutto con il coinvolgimento di scuole e università e con lo stanziamento di borse di studio da parte del Consiglio regionale. Gli alpini da quest'anno hanno anche una giornata regionale dedicata. Si tratta del 2 aprile, data nella quale a Bergamo è entrato in funzione l'ospedale da campo. Un giorno, il 2 aprile, in cui saranno organizzate iniziative volte a valorizzare la cultura e le tradizioni alpine. Il tutto con il coinvolgimento di scuole e università e con lo stanziamento di borse di studio da parte del Consiglio regionale. E proprio l'avvicinamento tra penne nere e giovani prevede la legge regionale approvata ieri, con la promozione di iniziative per il contrasto al bullismo e la diffusione della cultura della solidarietà a partire dalle scuole. Sempre per le fasce più giovani sarà possibile svolgere delle esperienze professionalizzanti anche attraverso la leva civica lombarda nel corso delle attività che caratterizzano l'operato delle sezioni territoriali dell'ANA. Questo connubio, a mio avviso, può essere un accrescimento per entrambe le figure, per una società comunque migliore. Partiamo proprio dalle scuole, perché è alle scuole in cui si insegnano i principi, si insegnano i valori. E l'alpino può chiaramente aiutare questo percorso, facendo conoscere sì quella che è la storia, ma una storia non letta sui libri, ma raccontata da persone che l'hanno vissuta, dove l'alpino conosce benissimo il territorio. E conoscendo il territorio si impara ad avere rispetto di esso, rispetto per le persone, rispetto per l'ambiente in cui si vive. Il punto cardine di questa legge è quello di diffondere i valori storici e culturali. I miei emendamenti hanno semplicemente voluto enfatizzare quello che è il nostro territorio montano e quindi secondo me l'alpino deve affiancare anche tutti quei maestri della montagna, come ad esempio le professioni di montagna, i soccorsi. Loro ben conoscono quelli che sono le sentieristiche, quelli che sono i bivacchi, quello che sono realmente le nostre montagne. E quindi mi sembrava corretto ampliare il progetto di legge inserendo anche queste figure che vanno ad affiancare il lavoro che dovrà svolgere le alpine, o meglio, mi correggo, il lavoro che già svolgono gli alpini in sordina, che molte volte nessuno li riconosce come tale. Intanto la truppa della sezione ANA Valtellinese è mobilitata per domenica 27 settembre a Sondrio. Al Parco delle Rimembranze alle 8.30 converranno alpini e aggregati in rappresentanza dei 74 gruppi per rendere onore e memoria ai tanti amici che in questi fatidici mesi, sia a causa della pandemia sia per altre cause, sono andati avanti. Le norme sanitarie avevano imposto modalità inusuali per il congedo dai propri cari e dalla comunità e struggente è stato anche per gli alpini non poter dare l'ultima carezza del gagliardetto sulla bara degli amici scomparsi. È giunto dunque il tempo, nel pieno rispetto delle misure sanitarie, di onorare i 75 soci della Valtellinese mancati in questi pochi mesi. Il programma prevede alle 8.45 lo schieramento, quindi l'alza bandiera e il saluto del presidente Gianfranco Giambelli. Alle 9 la Santa Messa, a cui seguirà la lettura della preghiera dell'Alpino. Poi si procederà all'appello dei 75 andati avanti per chiudere la cerimonia con le struggenti note del silenzio.